Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video dedicato alle mani, o meglio alla cura delle mani. Devo dire che nel tempo mi è stato chiesto spesso da persone che conosco proprio personalmente come faccio io a prendermi cura delle mie mani, quindi come faccio per averle sempre curate, per avere la pelle comunque abbastanza morbida, vellutata. E mi è sembrato utile fare un video per condividere quello che è il mio metodo, però facciamo due premesse importanti. Io soffro di arsura sulle mani, quindi la mia pelle in inverno non è molto morbida, è piuttosto secca, però io vado a contrastare questo effetto utilizzando sempre la crema mani. E sulla crema mani direi che non mi soffermo troppo perché sul mio canale trovate un sacco di video in cui vi faccio vedere le mie creme mani e vi racconto un pochino quelle che sono le mie impressioni per ogni singola crema. Quindi se volete saperne di più c'è del materiale sul mio canale. Oggi volevo proprio parlarvi e farvi vedere alcuni prodotti che utilizzo per prendermi cura delle mie mani proprio a 360 gradi. Quindi non parliamo solo di pelle, ma parliamo anche delle unghie, perché comunque le unghie, curate sono sicuramente un primo biglietto da visita quando si tratta di mani che siano curate o meno. La seconda premessa che volevo fare riguarda proprio le unghie. Io metto sempre lo smalto, anche se ci sono state delle occasioni in cui non avevo lo smalto, ma di solito mi piace portare lo smalto. Però non mi piace assolutamente quando lo smalto è sbeccato, perché mi fa proprio un effetto di trascuratezza. Quindi il primo consiglio che io mi sento di darvi è mettetevi lo smalto solo se sapete di poterlo tenere sull'unghia curato, perché se voi vi mettete lo smalto e poi comunque lo smalto si sbecca e voi non avete il tempo di metterlo a posto, non avete il tempo comunque di tenerlo bene, l'effetto che avrete, che darete agli altri, è quello di trascuratezza. Quindi lo smalto secondo me va indossato, non so se si dice indossato, comunque va portato se poi si è in grado comunque di mantenerlo in un certo modo, altrimenti io sono una di quelle persone che preferisce l'unghia senza smalto piuttosto che l'unghia con lo smalto tutto sbeccato e tutto saltato. Questa ovviamente è una mia opinione, è un mio consiglio, poi ognuno fa quello che vuole sul suo corpo, però visto che si parla di mani belle, di mani curate, io vi consiglio questa cosa. Io adesso ho lo smalto semipermanente, vi faccio vedere quello che ho in questo momento, è uno smalto nero che ha sopra un altro smalto magnetico, quindi quelli che andate a sistemare con la calamita, diciamo così, però non credo che si veda granché perché io ho delle pessime luci, quindi c'è un abbaglio terribile, secondo me vedete solo nero. Comunque ho lo smalto semipermanente. Ma partiamo dalla pelle. Io di solito utilizzo, come vi dicevo, la crema mani, ma utilizzo anche delle maschere per le mani. Non utilizzo le maschere in guanti perché ci sono un sacco di maschere per le mani che sono dei guanti da indossare che voi tenete comunque sulle mani per un tempo che di solito va dai 10 minuti ai 20 minuti, mezz'ora, dipende dal genere di maschera. Poi vi togliete questi guanti e comunque andate a distribuire ancora un pochino il prodotto sulle mani, poi alcuni vanno risciacquate, altre no, però insomma più o meno funzionano così. Solo che a me non piacciono le maschere in tessuto in generale e non mi piacciono quelle con i guanti, quindi io utilizzo delle semplici maschere da andare poi a risciacquare. Solo che le maschere per le mani fatte in questo modo non sono tantissime e quindi io cosa faccio? Utilizzo sulle mani le maschere per il viso. Ve ne faccio vedere due, ma ne ho già utilizzate di tutti i generi. Questa è una maschera Bottega Verde, ma è per il viso, è anticolorito spento, ma io la utilizzo sulle mani. Questa in particolare è per tutti i tipi di pelle ed è arricchita con liquirizia.
Però vi dico la verità, io sul viso questa non l'ho mai utilizzata, l'ho sempre utilizzata sulle mani. La applico, la lascio agire per 10 minuti, un quarto d'ora, a volte 20 minuti e poi risciacquo con acqua calda o tiepida. E devo dire che mi trovo benissimo perché le mani mi rimangono poi molto molto morbide, molto molto vellutate. Un'altra maschera viso che però io utilizzo sulle mani è questa soprattutto quando voglio dare una rinfrescata, diciamo così, è questa della Sien che ho preso da Lidl e che ha questo effetto con aloe vera, un effetto rinfrescante e rende la pelle molto morbida, molto setosa. Queste sono maschere viso in realtà, quindi nascono come maschere viso. Però io preferisco usarle sulle mani perché le maschere viso di solito mi vanno ad irritare la pelle, mi provocano degli arrossamenti, quindi preferisco non farmi maschere sul viso e andarle a comprare per poi applicarle sulle mani. Del resto, se vanno bene per il viso, sono anche dedicate sulle mani, almeno io la vedo così. Comunque ho sempre fatto in questo modo e mi sono sempre trovata molto bene. Poi ovviamente applico la crema mani quotidianamente, ne applico veramente di tanti generi diversi, quindi non ve le faccio vedere adesso perché altrimenti il video viene eterno. Poi ovviamente vado a curare le unghie. Prima di andare ad applicare lo smalto, io di solito, magari la sera prima oppure qualche ora prima, metto questo olio riparatore che è di Essence. Io uso questo, però sicuramente ci sono tanti tipi di olio riparatore per unghie. Io vado ad utilizzare questo che ammorbidisce le cuticole e ammorbidisce anche l'unghia. Quindi, se per caso soffrite di unghie secche, questo qui comunque ha un buon effetto nutriente sulle unghie. Io lo utilizzo tutte le volte che mi tolgo lo smalto, come vi dicevo, ho il semi permanente, però quando mi vado a togliere lo smalto, prima di applicare l'altro, di solito faccio passare una giornata o magari qualche ora se devo uscire, quindi mi voglio mettere lo smalto, ma in quelle ore, diciamo, tra un'applicazione e l'altra, vado a mettere questo olio riparatore. Poi un prodotto nuovo che ho inserito da poco nella cura delle mie mani è questo smalto sbiancante. Devo dire che ha funzionato bene, su di me ha proprio funzionato bene. Io avevo l'unghia un pochino scura e devo dire che dopo qualche applicazione di questo l'unghia si è comunque sbiancata parecchio. Questo è arricchito con estratto di limone, che comunque ha un effetto schiarente, ma ha proprio funzionato. Inoltre non ha seccato l'unghia, non l'ha rovinata, quindi mi è proprio piaciuto. E anche questo è di Essence. Poi per andare a rinforzare l'unghia utilizzo questo smalto rinforzante Ultra Strong, che è sempre di Essence perché è un brand con il quale io mi trovo molto bene, che va a indurire l'unghia, a rafforzare l'unghia addirittura dell'82%. Devo dire che anche questo funziona molto bene perché dopo qualche applicazione comunque l'unghia è sicuramente molto più forte. Soprattutto se usate lo smalto semipermanente, vi renderete conto che l'unghia comunque un pochino ne risente. Quindi con questi piccoli accorgimenti riuscite ad avere comunque delle belle unghie e delle belle mani. Poi un'altra cosa che sembra banale, ma assolutamente vi assicuro che non lo è utilizzare dei guanti. Utilizzate i guanti quando dovete fare dei lavori in casa, quando dovete lavare i piatti. Questi sono i classici guanti per i piatti, però quando io faccio i lavori in casa utilizzo anche questi qua che sono usa e getta, quindi sono magari un pochino più pratici. Io li utilizzo sempre i guanti perché comunque soffrendo di arsura alle mani ovviamente non fa bene avere sempre le mani immerse nell'acqua, ma anche perché effettivamente mi prolunga l'effetto dello smalto, mi prolunga l'effetto di tutta la cura che dedico alla pelle delle mani, quindi insomma mettere i guanti sicuramente è un consiglio utile per mantenere il risultato che avete raggiunto con la cura delle vostre mani. Un'altra cosa fondamentale che vi voglio dire è che io vi racconto quella che è la mia esperienza con la cura delle mani ed è solo la mia esperienza. Ognuno ha il suo tipo di pelle e ognuno ha la sua vita. Perché dico così? Perché le mani,
comunque sono più o meno curate anche a seconda dello stile di vita che voi conducete e anche a seconda del lavoro che fate. Sicuramente per chi lavora in un bar, in un ristorante o per chi si occupa di pulizie è magari più difficile avere le mani sempre al top, perché sono lavori che vi mettono a contatto con acqua, detersivi, agenti magari particolari, chimici, perché comunque i detersivi non è che facciano bene alle mani. Quindi anche se mettete sempre i guanti, magari in quei lavori lì è un pochino più difficile avere sempre le mani perfette. Non che le mie siano perfette, assolutamente non lo sono. Però devo dire che sono abbastanza soddisfatta delle mie mani, comunque ho delle mani, cerco di farvi vedere il più possibile, ho delle mani abbastanza curate, con la pelle morbida, comunque non ho delle mani rovinate, ecco, mettiamole in questo modo. Però io faccio un lavoro che non è usurante per le mani, io lavoro da casa, quindi comunque molto spesso nelle giornate più fredde non sono obbligata ad uscire di casa e questo sicuramente sulla pelle ha un giovamento. Lavoro al computer, quindi non devo mettere le mani nell'acqua, nel sapone, nei detersivi. È vero che faccio i lavori in casa, però i lavori in casa non li faccio 24 ore su 24, li faccio magari una volta ogni 2 o 3 giorni, perché non è che io tutti i giorni mi metta a pulire la casa, magari faccio questi lavori ogni 2 o 3 giorni. Quindi mi metto i guanti, ci sto comunque attenta e quando lavo i piatti, che quella invece è un'attività che faccio tutti i giorni, metto comunque i guanti, non utilizzo l'acqua fredda, utilizzo l'acqua tiepida, quindi insomma tutti i piccoli accorgimenti. Però per onestà vi dico che queste cose vanno anche molto in base a quello che è il vostro stile di vita. Il mio è di questo tipo, quindi ovviamente riesco ad avere delle mani in un certo modo, però io ho le mani così anche perché ci dedico proprio del tempo per prendermene cura. Quindi questa è ovviamente la mia esperienza. Spero comunque di avervi dato dei consigli utili, spero di avervi fatto vedere qualche prodotto che non conoscevate, che magari può tornare utile a voi o a qualcuno che conoscete. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.